Piero Manzoni nasce nel 1933 a Soncino, ma è milanese da sempre perché la sua famiglia viveva già a Milano. Entra sulla scena artistica in modo abbastanza prepotente, perché se pensiamo che nel 1956 presenta le sue prime opere alla Mostra Mercato di Soncino, all'inizio del 1958 fa una mostra insieme a Fontana e a Bai, tiene una personale in una galleria allora importantissima che si chiamava Pater, eccetera. Da quel momento diventa davvero un personaggio dell'avanguardia internazionale, possiamo dire che era uno che bruciava le tappe. La prima sala presenta le opere nucleari, cioè sono il momento in cui lui si avvicina all'avanguardia dei nuclearisti. La loro idea era usare la pittura come se fosse una specie di gorgo informe, in cui le immagini non nascevano come descrizione ma come genesi da una sorta di caos primigenio che è la stessa materia pittorica. Subito però capisce che non è la sua vocazione. A lui interessa molto di più interrogarsi sul perché. Noi consideriamo quadri i quadri. Che cos'è un quadro? Un quadro per noi è comunque una superficie che, come voleva Leon Battista Alberti, ci permette come una finestra di guardare in un altro posto. Per lui invece potrebbe essere invece una cosa in sé, un oggetto in sé che esiste e che vive la nostra stessa presenza nel tempo. Ecco che gli Acroma allora sono la scelta di fare delle opere di non colore e contemporaneamente aperta a tutte le possibilità. Questo è un po' il senso della sua acromia, quindi delle opere in cui quello che noi vediamo si è autogenerato e soprattutto non ha niente da comunicarci, sta a noi instaurare un rapporto con l'opera. L'intento non è di provocare, l'intento è di proporre una cosa radicalmente nuova. Naturalmente siamo noi che la viviamo come provocatoria perché ci destabilizza. Questa non è però la posizione dell'artista, non è il suo intento è dire una cosa effettivamente nuova. Manzoni aveva un modo di dire bellissimo, non si tratta di dire diversamente le stesse cose ma di dire cose diverse. Ecco. La provocazione è insita in questo, ci costringe a uscire dalla cerchia dei nostri saputi e questa è la sua straordinaria importanza, io credo. Ci sono le linee sono dei rotoli teoricamente illimitati, lui prepara ed espone anche un'opera che si chiama Linea di lunghezza infinita. Naturalmente non è di lunghezza infinita, ma in teoria lo è, perché il gesto estetico è completamente annullato, perché si tratta solo di tracciare una linea su un rotolo che si dispiega. Tra l'altro abbiamo avuto in prestito dal Museo di Herning la sua opera forse più monumentale, che è una linea di effettiva invece di 7200 metri, perché è tracciata su un intero rullo di carta da stampa da giornale, quindi fu un'impresa monumentale. Infatti c'è l'opera ma c'è anche la fotografia di lui che lo realizza, poi ci sono i corpi d'aria, il fiato d'artista, i corpi d'aria sono dei palloncini gonfiati, quindi all'apparenza davvero un grande sfottò. In realtà che cosa noi pensiamo della scultura? Che è pesante, che poggia a terra e che ci deve raccontare di un eroe o di qualche cosa. Invece una scultura è una specie di pellicola piena di vuoto che non ha peso, non poggia necessariamente per terra, può anche volare come è documentato in una serie di fotografie. Ecco, il fiato d'artista tra l'altro inaugura tutta una serie di pratiche in cui il corpo dell'artista diventa centrale, il suo fiato nel caso dei palloncini gonfiati da lui, la sua impronta digitale che è il nostro segno massimo di identità, poi ovviamente la merda d'artista, quindi una parte fisica del suo corpo fino al punto d'arrivo, che tra l'altro capita, e io lo sottolineo sempre molto, in coincidenza con la concezione della merda d'artista, che è il firmare modelle o amici, eccetera, e facendoli salire sulla base magica, proclamarli opere d'arte viventi. Viene considerata provocatorissima, eccetera. In realtà, ecco, reinquadrarla all'interno della serie di altre pratiche che Manzoni faceva la rende molto meno drammatica. È un artista che ha fatto un'enormità di cose in più. Poi è diventata un'icona pop, questa cosa mi sta benissimo, ma
non sta sfottendo noi spettatori, prego di credere.